Dunque, l'ultima lezione che abbiamo fatto è stata focalizzata, se ricordate, sulle tecniche di modulazione per inverter. Parliamo di inverter a tensione in pressa, ricordate, inverter in cui la tensione DC sul lato in continua è una tensione che noi consideriamo costante e che praticamente è resa costante da un banco di condensatori. Quindi si mette di solito all'interno del convertitore, nello stadio DC a C, all'ingresso dello stadio a C, si mette uno stadio di condensatori che servono a rettificare la tensione, a far sì che la tensione, a prescindere da quelle che sono le condizioni di carico a valle, rimanga costante. Quindi parliamo di inverter a tensione impressa. Sull'inverter a tensione impressa abbiamo visto alcune tecniche di controllo. Queste tecniche di controllo, meglio tecniche di modulazione, sono delle tecniche che servono a generare segnali di apertura e chiusura degli interruttori dell'inverter, che sia monofase o trifase. Abbiamo visto monofase, il sistema è costituito da due rami di ponte e il carico è derivato dai due poli. Nel caso inverter trifase parliamo di tre rami di ponte, a quel punto i tre poli servono ad alimentare il carico può essere collegato a stella o a triangolo. Nel caso di collegamento a stella parliamo di tensione di fase come tensione stellata, abbiamo visto come si ricava la tensione stellata dalla tensione di polo. Se il carico è collegato a triangolo, su ogni fase insiste invece la tensione concatenata. Le tecniche che abbiamo visto, siamo partiti dalla tecnica più semplice, che è quella onda quadra. Vi ricordate che significa generare dei segnali di modulazione. Ripeto, segnali di modulazione sono i segnali con cui controllo gli interruttori del mio convertitore. Quindi la tecnica di modulazione onda quadra praticamente consiste nel generare questi segnali di modulazione per in pratica mezzo periodo per ogni ramo, per mezzo periodo lo mando in conduzione, l'altro mezzo periodo invece lo apro l'interruttore. Questa forma d'onda è sfasata di 120 gradi per ogni ramo e applicando questa tecnica di modulazione sull'inverter a tensione impressa, quello che ottengo andando a misurare la tensione di fase nel caso di collegamento a stella è quella tensione a 6 gradini, ricordate abbiamo chiamato 6 steps. Nel caso in cui vado a misurare la tensione concatenata, invece ottengo un'onda quadra vera e propria. Abbiamo visto che questo tipo di tecnica di modulazione mi consente di variare sicuramente la frequenza del mio segnale, che è legato quindi alla fondamentale dello sviluppo in serie che mi deriva, ma non mi permette di variare l'ampiezza, okay, della fondamentale, quindi della sinusoide prima armonica dello sviluppo in serie, che è il mio target di controllo. E ho detto il resto è il rumore che devo cercare di limitare. Per far sì, per avere il pieno controllo della tensione in uscita, devo utilizzare delle tecniche di modulazione che non si basano semplicemente sull'imposizione di un'onda quadra, ma devo andare ad affettare quell'onda quadra al suo interno per ottenere quindi una variazione, come si otteneva la variazione del valore medio del bisago nel caso del chopper. In questo caso ottengo la variazione del valore massimo della fondamentale dello sviluppo in serie. In particolare abbiamo visto la modulazione PWM, Pulse Width Modulation, in cui il segnale di riferimento è un'onda quadra e poi c'è un segnale su cui vado a modulare che è il dente di sega a una certa frequenza. Oppure abbiamo visto che nel caso in cui utilizzi come segnale di riferimento anziché un'onda quadra ma una sinusoide, quello che riesco ad ottenere è un valore medio istante intervallo per intervallo del segnale di tensione in uscita che si approssima maggiormente a una sinusoide stessa. Quindi anziché lavorare, come nel caso di PWM onda quadra, con dei duty cycle che rimangono costanti per tutto il periodo, qui invece lavoro con dei duty cycle, vedete che sono variabili in funzione della posizione che ho all'interno del periodo della sinusoide. Questo mi consente di abbattere sicuramente maggiormente rispetto alla PWM onda quadra il contenuto armonico. Alla fine la fondamentale, quindi la prima armonica, che è quella di riferimento, è quella, quindi c'è nel mio sviluppo in serie, vado semplicemente a spostare quelle che sono le armoniche sullo spettro delle frequenze
in modo tale che occupino una posizione quanto più lontana possibile dalla fondamentale. Questo che vantaggio mi porta? A livello di tensione, avrò sempre una tensione affettata, quindi vi ricordate come avevo per il chopper comunque una tensione affettata, ma il fatto di utilizzare questo tipo di modulazione, avere questa tensione sul carico, sfruttando la proprietà passo a basso tipico dei carichi non microinduttivi, a livello di corrente avrò una corrente sicuramente più pulita, pseudosinusoidale rispetto a quella, diciamo, che al corrispondente di tensione che ho sul carico. Abbiamo anche visto, lo vedrete un po' più nel dettaglio nelle simulazioni che farete a partire da domani, che andando a aumentare la frequenza del segnale dente di sega, segnale che mi dà poi la frequenza con cui si aprono e si chiudono questi interruttori, quindi andando a diminuire questo tempo di modulazione all'interno del quale si replica poi il duty cycle, ottengo un contenuto armonico sicuramente migliore da gestire con un carico passo a basso, quindi sposto le armoniche sempre più lontano dalla fondamentale. In particolare abbiamo visto, analizzando qualche spettro armonico, che fermo restando la posizione della fondamentale, quindi della prima armonica, che sarà ovviamente incentrata sulla frequenza del segnale di riferimento, tutte le altre armoniche, le bande di armoniche, saranno concentrate sui multipli della frequenza di questo segnale onda triangolare. E quindi significa che più sarà elevata la frequenza di questo segnale, più sposterò lontano dalla fondamentale le armoniche di ordine superiore. E quindi a livello qualitativo avrò un comportamento migliore del mio convertitore. C'è ovviamente un limite, ricordate, l'abbiamo anche evidenziato nel caso del chopper. Anche nel chopper poteva avere una bella corrente costante, in quel caso il target è avere una corrente costante, aumentando quanto più possibile la frequenza, ok? Quindi diminuendo il tempo del duty cycle e aumentando la frequenza di commutazione. È ovvio che ho un limite oltre cui non posso andare, che è quello dei dispositivi che sto utilizzando. Quindi se sto utilizzando dispositivi che mi consentono di andare a frequenze dell'ordine di 1 kHz, è ovvio che questo segnale non potrà essere superiore, perché sto commutando gli interruttori proprio in funzione di questo segnale. Vedete, se aumento la frequenza di questo segnale, aumenta praticamente il numero di commutazioni. E quindi significa che le perdite per commutazione, mentre quelle per conduzione rimangono pressoché costanti, le perdite per commutazione invece aumentano proporzionalmente proprio alla frequenza di questo segnale, perché aumenterà il numero di commutazioni. Quindi significa che ci sarà il limite massimo, che sarà stabilito proprio dal tipo di interruttore che utilizzo, che non mi consentirà di andare oltre un certo valore, va bene? Quindi se ad esempio utilizzo gli IGBT, che sono quelli utilizzati maggiormente in ambiti industriali, io ho già detto che i valori di frequenza di riferimento vanno da una decina di kHz fino a 20-30 kHz, quindi è questo il range in cui mi posso muovere. Ovviamente andare oltre significherebbe sollecitare termicamente il dispositivo e quindi indurlo alla rottura. Ci sono poi i dispositivi che hanno le protezioni termiche, ma far intervenire una protezione termica significa su un inverter industriale avere comunque un disservizio, quindi devo cercare di evitare di arrivare al limite della prestazione termica del mio dispositivo, va bene? Adesso guardiamo un attimo al lato delle applicazioni. Quindi abbiamo visto diverse tecniche di modulazione, inverter a tensione impressa, diverse tecniche di modulazione, quindi onda quadra, six steps, PWM onda quadra, PWM sinusoidale. Vediamo quali sono le applicazioni su cui posso utilizzare queste tecniche di modulazione, quindi il convertitore con queste tecniche di modulazione. Allora, sicuramente sono tutte le applicazioni di interconnessioni fra rete, di alimentazione di grossi carichi, applicazioni di tipo industriale, applicazioni di tipo trazione e così via. Però guardando un attimo a come si realizza questo tipo di modulazione, cioè io a un certo punto ho bisogno di alimentare un carico con una tensione che ha una certa ampiezza e una certa frequenza. Quindi che cosa faccio? Il mio sistema di controllo, fermo restando questo segnale a dente di sega che verrà replicato ovviamente nel tempo, rimane quello perché è quello
che stabilisco in funzione della frequenza massima di commutazione del dispositivo. Poi il segnale sinusoidale lo vado a creare in funzione di quello che è il mio obiettivo, quindi della tensione che voglio avere sul carico. Quindi immaginiamo, a un certo punto ho necessità di alimentare un certo carico con una certa tensione, quindi che ha una frequenza e un valore massimo, e quindi andrò a generare questo segnale, questa sinusoide, le tre sinusoidi con cui vado a modulare, vado a generare questi segnali con cui vado ad aprire e chiudere l'interruttore. Nel momento in cui il carico ho necessità di cambiare la tensione di alimentazione sul carico, quindi devo cambiare o la frequenza o il valore massimo di questa sinusoide, che cosa devo fare? Devo mandare l'informazione della variazione di tensione alla mia scheda di controllo. La mia scheda di controllo andrà a elaborare le nuove sinusoidi di riferimento. Quindi significa che se voglio ad esempio un valore massimo dimezzato, significa che io andrò a generare delle sinusoidi che hanno la stessa frequenza, se non ho necessità di cambiarla, ma un valore massimo che pari alla metà di quello di prima. Cosa significa però in termini di prestazioni? Allora, le prestazioni, quindi le prestazioni in termini qualitative e dinamiche di un convertitore, quelle qualitative abbiamo visto un po' a che cosa sono legate, a dove riesco a piazzare queste armoniche, quelle dinamiche, cioè la risposta dinamica del mio convertitore, dipende dal tempo che intercorre fra quando do la variazione del riferimento a quando quella tensione effettivamente viene applicata sul carico. Quindi significa che in una tecnica di questo genere, se in un istante T0 io dico ho bisogno di cambiare l'ampiezza della tensione, l'informazione arriva alla mia scheda di controllo e questa informazione posso immaginare che sia quasi istantanea. Però quanto tempo passa finché effettivamente quella tensione si sia applicata sul carico, quindi abbia generato effettivamente quella tensione? Se ad esempio sto generando questa sinusoide, a un certo punto da qui arriva la variazione di riferimento, io ad esempio dovrei probabilmente aspettare che finisca una sinusoide, o anche se intervengo istantaneamente in questo punto, in realtà vario l'ampiezza, ma il valore di tensione sul carico si deve aspettare comunque un periodo, cioè dopo che si è verificato il passaggio di un intero periodo della fondamentale, posso dire ok, sono andato a regime sulla nuova tensione. Quindi vedete che questo tipo di tecnica si presta molto bene alle applicazioni stazionarie, cioè dove le variazioni di tensione intervengono in maniera molto, intervengono raramente. Ma in ambito industriale in realtà questo tipo di tecnica non si presta molto bene, perché in ambito industriale il valore della tensione con cui ad esempio vado ad alimentare un motore, soprattutto sui servoazionamenti, richiede delle variazioni molto rapide del valore della tensione. Quindi in un certo istante posso volere una certa tensione, poi ho bisogno di portare il motore in un'altra posizione, quindi dopo un altro piccolo intervallo di tempo devo poter variare questa tensione, quindi spostare la posizione o cambiare la velocità del mio motore. Cioè in realtà, mentre qui come dinamica, se capite bene, sono vincolato comunque al periodo della fondamentale, quindi ad esempio se sto alimentando a 50 Hz significa che la mia dinamica è vincolata a questi 20 millisecondi, ok? Perché dopo 20 millisecondi cambio riferimento, dopo 20 millisecondi effettivamente si esplica il nuovo valore di tensione sul carico. Se ho bisogno di dinamiche spinte, questo tipo di tecnica di modulazione in realtà non mi permette di inseguire dinamiche molto elevate, perché sono limitato da questo, diciamo dal fatto che nella modulazione il mio riferimento è comunque una sinusoide che ha come periodo proprio quello della fondamentale della tensione. Allora, finché gli inverter non venivano utilizzati in maniera massiccia nelle applicazioni industriali, l'unica tecnica di modulazione che veniva utilizzata era effettivamente la PWM sinusoidale, che si presta, ripeto, benissimo a applicazioni in cui le dinamiche sono dinamiche non molto spinte. Per le applicazioni industriali, in realtà, questo tipo di tecnica non riesce a soddisfare tutti i requisiti. E allora da lì si è cercato di
realizzare una tecnica di modulazione che garantisse comunque le stesse prestazioni in termini qualitativi, ma che consentisse di avere dinamiche più spinte. Cioè, io devo avere la possibilità di cambiare istantaneamente il mio riferimento di tensione e applicarlo sul carico senza dover aspettare tutto il periodo della fondamentale. Va bene? Quindi, PVM sinusoidale è una tecnica che si presta, viene anche ancora oggi utilizzata per applicazioni a dinamica molto lenta, interconnessioni di reti, alimentazione di carichi prettamente stazionari, viene utilizzata ancora la PVM sinusoidale. Nel caso delle applicazioni industriali, 9 casi su 10 non utilizzano la PVM sinusoidale, utilizzano un'altra tecnica, che è quella che vedremo oggi, che si presta sicuramente in maniera migliore per le applicazioni a dinamica rapida, come tutte le applicazioni industriali. Dobbiamo fare una premessa. La tecnica su cui andremo a focalizzare l'attenzione oggi si chiama la tecnica di modulazione vettoriale, che è una tecnica che si distingue abbastanza nettamente dalla PVM sinusoidale. Alla fine devo sempre generare dei segnali di controllo per i miei interruttori, per gli interruttori dell'inverter, ma lo devo fare in maniera diversa, devo fare in modo tale da seguire, abbiamo detto, la dinamica spinta, cioè io devo avere la possibilità, in T0 ho un certo riferimento di tensione, dopo anche 50 microsecondi devo poter cambiare questo riferimento di tensione, va bene? Devo essere in grado di applicarlo sul carico e dopo magari altri 50 microsecondi ricambiare completamente il mio riferimento di tensione. Quindi sicuramente la PVM sinusoidale non consente di fare questo tipo di implementazione. Devo utilizzare una nuova tecnica, è una tecnica che si è sviluppata negli ultimi 20 anni, ma ha avuto una così rapida diffusione in ambito industriale che, ripeto, oggi, tranne gli inverter più obsoleti che portano ancora la PVM, parlo delle applicazioni industriali, perché per le applicazioni di potenza più elevata, stazionaria, interconnessione di rete, viene sempre utilizzata la PVM sinusoidale. Per le applicazioni industriali ormai viene quasi esclusivamente utilizzata questa tecnica che si chiama la modulazione vettoriale. Su che cosa si basa? Si basa su questa definizione che voi già avete incontrato a macchine elettriche, cioè l'avete chiamata componente simmetrico, vettore di spazio, non so come ve l'ha battezzato il professor Artemisi o il professor Marinetti, non so chi l'ha fatto. In sostanza, che cosa significa? Significa rappresentare le mie grandezze in una maniera diversa rispetto a quelle che nel modo in cui normalmente le rappresento, ad esempio il modo in cui caratterizzo appunto la PVM sinusoidale. Allora, innanzitutto passiamo alla definizione del vettore di spazio, componente simmetrico, quello che sia, come lo vogliamo chiamare. È semplicemente una trasposizione, come se facessi un cambiamento di sistema di riferimento, come quando passo dalle coordinate quadratiche nel dominio di Gauss a quelle polari, un cambio di riferimento, quindi è semplicemente un'applicazione. All'inizio la posso vedere come una semplice trasposizione matematica, quindi prendo delle equazioni, applico una regola di trasformazione e trasformo le mie grandezze in un'altra cosa, che però mi devono rappresentare sempre le grandezze che ho in origine. Nel caso del componente simmetrico, vettore di spazio, come lo vogliamo chiamare, io parto da tre grandezze, che nel mio caso sono le tre grandezze di fase, nel caso di sistemi trifase, ho le tre grandezze, queste x1, x2, x3 possono essere ad esempio le tre tensioni o le tre correnti che circolano all'interno di un circuito trifase. E applico questa definizione. Allora, voi l'avete utilizzata in maniera massiccia, credo, nell'ultima parte del corso di macchine elettriche, quando avete scritto il modello matematico del motore asincrono. Nello scrivere il modello matematico del motore asincrono, soprattutto quando siete passati ai valori istantanei, quindi non avete considerato il modello in regime stazionario, ma i valori istantanei, avete definito questo vettore. Allora, ve l'avevo probabilmente accennato già in una delle prime lezioni. Qual è il motivo che poi spinge a cambiare questa rappresentazione? Quindi, anziché avere a che fare con le tre grandezze di fase
perché mi devo definire, nel caso di componente simmetrico, una nuova grandezza che alla fine mi rappresenta sempre le tre da cui parto, però le rappresento in maniera diversa. Cioè il componente simmetrico si basa su queste due equazioni. La prima equazione, quindi un vettore, attraverso queste tre grandezze x1, x2, x3, definisco un vettore, che è appunto il componente simmetrico, che è dato da questa relazione. Quindi ha un valore k che posso fissare a piacimento, che moltiplica x1 più x2 per e alla j2 terzi pi greco più x3 alla j4 terzi pi greco. E poi una terza componente, che chiamo componente omopolare, che è la somma x1, x2, x3 diviso 3, quindi la media del tempo. Stiamo parlando di valori istantanei, quindi sono grandezze che possono cambiare istantaneamente. Non sto parlando di regime stazionario, sto parlando di regime dinamico, quindi queste grandezze possono cambiare in qualsiasi modo nel tempo, va bene? Perché anziché andare a lavorare sulle grandezze di fase devo andare a scomodare un'applicazione analitica, una trasformazione, quindi anziché guardare le grandezze di fase guardo un'altra entità che è più astratta rispetto alle grandezze di fase, sono quelle che misuro. Queste qua dove le misuro? In realtà è un modello che mi costruisco su delle grandezze costruite a partire dalle grandezze di fase. Perché faccio tutto questo, adotto questo espediente per rappresentare le grandezze anziché attraverso i loro valori di fase attraverso il componente simmetrico? Perché è stato fatto e ne ha trovato una grossa utilità quando avete ad esempio scritto il modello matematico del motore asincrono ai valori istantanei? Allora innanzitutto chiariamo una cosa: se parlo di modello ai valori istantanei non posso parlare di fasore. Ricordate, il fasore è definito come una grandezza sinusoidale a regime stazionario. Che cos'è il fasore? Il fasore è un vettore che nel dominio di Gauss ruota a una certa velocità, che è la pulsazione delle sinusoide da cui parto, e una certa ampiezza che è legata al valore massimo della sinusoide. Il fasore può essere utilizzato e ha senso solo a regime stazionario, proprio perché io rappresento le grandezze con un vettore che è legato a una pulsazione che è costante, va bene? Quindi non posso dire c'è un fasore e dopo delta t cambia la pulsazione, no, non posso definirlo nel transitorio. Il transitorio, quindi il regime dinamico, il fasore perde il suo significato, va bene? Quindi significa che se volessi scrivere il modello di un qualsiasi sistema dinamico ai valori istantanei non posso utilizzare il fasore, va bene? Ma posso utilizzare il componente simmetrico. Allora, qual è il vantaggio di utilizzare il componente simmetrico rispetto alle grandezze di fase? Perché si fa? Cioè, perché ci siamo complicati l'esistenza e ve la complichiamo anche a voi facendovi, introducendovi un altro operatore matematico che noi ci potremo anche risparmiare in realtà? Allora, innanzitutto, se il sistema originale, quindi le tre grandezze di fase, devono essere rappresentate nel nuovo sistema, io ho tre grandezze che possono variare istantaneamente in un caso e devo avere tre grandezze che possono variare istantaneamente nell'altro caso. Ok? Allora, qui le tre grandezze quali sono? Le tre grandezze iniziali sono le tre grandezze di fase, x1, x2, x3, abbiamo detto tensione, corrente, quello che sia. Definisco un vettore. Il vettore ha due componenti, nel dominio di Gauss, parte reale e parte immaginaria. Ok? Quindi definisco un vettore in questo modo. Quindi un operatore matematico che mi prende queste tre grandezze e me le trasforma e ho un vettore a due componenti, parte reale e parte immaginaria. Due componenti. C'ho tre grandezze da cui sono partito, no? Che sono le tre grandezze di fase. La terza componente è questa. Definisco una componente omopolare, che è data dalla somma istante per istante delle tre grandezze, diviso 3. Allora, nel caso di sistemi simmetrici ed equilibrati, che sono quelli che poi caratterizzano la gran parte delle nostre applicazioni, voi sapete che questa somma istante per istante quant'è? È 0. Stiamo parlando istante per istante, non stiamo parlando di regime, al regime deve essere uguale a 0. No, questo istante per istante, anche se le grandezze hanno una propria dinamica,
quindi non hanno la costanza della frequenza e del valore massimo, la somma di queste tre è uguale a zero. E questa è la risposta alla domanda che ho fatto all'inizio: perché utilizzare questo operatore per rappresentare tre grandezze di fase? Perché semplifico il modello, da tre grandezze lo rappresento attraverso due grandezze scalari. Questo perché in realtà questo x con 0, essendo istante per istante uguale a 0, cioè non mi dà una, la terza componente è come se non l'avessi, quindi riesco a rappresentare attraverso il componente simmetrico, fasore di spazio, come lo vogliamo chiamare, un sistema trifase che è normalmente rappresentato da tre grandezze variabili, tre grandezze scalari variabili nel tempo, attraverso un vettore che ha due componenti, parte reale e parte immaginaria, due componenti scalari, e quindi rappresenta un sistema trifase attraverso due componenti. Qual è il vantaggio? Che ho dei modelli completamente più semplici, nettamente più semplici rispetto a quelli che avrei andando ad analizzare un modello matematico con tre grandezze che variano. Semplifico di un terzo tutto e riesco soprattutto a utilizzare una notazione vettoriale in luogo di una notazione di tipo scalare, va bene? Quindi anziché scrivere ogni volta tre equazioni, modelli su tre equazioni, eccetera, io scrivo un'unica equazione complessa con i vettori, quindi dove tutte le grandezze sono rappresentate dai vettori di spazio, ottengo modelli più compatti, molto più semplici da gestire. Considerate una cosa, questo vale in generale quando voglio controllare un sistema. L'avrete visto in tanti moduli, in tanti corsi che avete fatto, perché un bravo ingegnere è in grado di controllare i sistemi fisici che si trovano, non deve essere solo in grado di modellizzarli. Quello è il bravo fisico che riesce, c'ho questo sistema, un sistema dinamico, che gli faccio fare una dinamica, allora il fisico deve, ha come obiettivo quello di caratterizzare questa dinamica nella maniera più puntuale possibile, perché l'obiettivo è appunto il modello. L'ingegnere ha un target un po' diverso, che è quello di scrivere un modello e manipolare questo modello. Cioè io devo essere in grado, dal modello matematico del mio sistema dinamico, di cambiare ingresso e uscita e di capire come posso controllarlo, quel sistema dinamico. Facciamo il caso del motore elettrico, io ci applico una bella tensione, tacco una bella tensione e ottengo la velocità, ad esempio, che ha una certa evoluzione nel tempo, va bene? Quindi applico la tensione e quindi la velocità ha una certa variabilità del tempo. Se io scrivo il modello matematico del mio motore, asincrono, in continuo, quello che sia, riesco a scrivere il modello matematico. Il modello matematico significa che quello che avviene realmente, fisicamente, lo riesco a replicare attraverso delle equazioni. Quindi significa che io poi sul computer applico la tensione al mio modello, al mio motore fatto sul computer, vado a misurare, a monitorare la velocità e vedo che la velocità è quella reale che misurerei andando a mettere un sensore di velocità all'asse del motore. Qual è il vantaggio di scrivere il modello? Che sapendo poi attraverso il modello, noto questo forzamento della tensione, qual è l'evoluzione della velocità, prendo il mio modello, lo inverto e dico: io voglio questa particolare evoluzione della velocità, qual è la tensione che devo applicare al motore? Quindi significa che io controllo il mio sistema attraverso il modello matematico e anziché farlo evolvere nella sua evoluzione libera, gli do io una traiettoria di evoluzione andando istante per istante a cambiare la tensione. La tensione sarà quella che mi permette di avere l'evoluzione di velocità, di coppia, di posizione dell'asse del motore che voglio io, quindi non lo lascio evolvere liberamente come quando lo prendo come sistema naturale, fisico che esiste, lo controllo. Allora, l'operazione di inversione, quindi significa che se io voglio controllare un motore, un qualsiasi sistema dinamico, e parliamo del motore perché è quello che ci avvicina di più, ma qualsiasi sistema dinamico che abbia delle grandezze che evolvono nel tempo, dalla termodinamica all'aeronautica, tutto. Quindi, se lo voglio controllare, io devo prendere questo sistema, lo devo descrivere attraverso delle equazioni e poi inverto il mio modello e quello è il sistema di controllo. Allora, se io prendessi il modello così con me, senza fare alcune approssimazioni, già sapete la macchina elettrica, se voglio scrivere il modello di una macchina elettrica senza fare un minimo di approssimazioni, arriverei a un sistema non lineare molto complesso da risolvere.
ad esempio sfruttare le simmetrie, dire che ciò che succede in testa e in coda al motore è esattamente la stessa cosa che succede in mezzo al motore. In realtà si fanno alcune ipotesi semplificative per cercare di arrivare a scrivere un modello un po' più semplice. Qual è l'obiettivo? Non è quello di allontanarsi dalla realtà. Io devo cercare di rimanere quanto più possibile vicino alla realtà, magari cercando di semplificare, mi allontano leggermente da proprio la realtà fisica del modello, ma per arrivare a un modello manipolabile, cioè un modello gestibile. Perché devo arrivare a un modello gestibile? Perché io poi quel modello lo devo utilizzare per controllare. Quando prendo il modello matematico del motore, lo inverto e ci devo controllare il motore. Il controllo va implementato su una scheda elettronica che, se la faccio molto complessa, io non la riesco a fare. Sarebbe troppo complessa, difficile da gestire, costerebbe tanti soldi. Se invece io scrivo un modello più semplice, semplificato, che è anche un po' approssimato su alcune cose, però ovviamente non deve essere troppo approssimato, ma lo riesco a semplificare, il mio controllo sarà più semplice e quindi riesco a implementare il controllo, a controllare quel sistema in maniera molto più semplice. Questo è l'obiettivo che mi devo porre. La stessa cosa, da questi principi nasce appunto la definizione del componente simmetrico. Se io riesco a semplificare in qualche modo il mio modello matematico, già passando da 3 a 2 grandezze che variano nel tempo, io ho semplificato il mio modello e significa che il mio controllo che ne deriverà sarà più semplice da gestire e da implementare. Quindi questo è il motivo per il quale vi è stata fatta questa introduzione, semplicemente per arrivare a un modello più semplice, più compatto e più gestibile. Poi posso fare alcune semplificazioni che mi permettono di semplificarlo ancora di più, però tutto l'obiettivo è quello di arrivare a controllarlo il mio sistema dinamico, cioè io non mi devo fermare semplicemente a descriverlo. La descrizione del sistema dinamico è la prima parte. La seconda parte che compete a noi ingegneri è quello di prendere quel modello e dire: ok, io so come funziona, ho riportato le mie equazioni, adesso utilizzo questa equazione per controllarlo. Ok, quindi capite bene che più è complesso il modello matematico, più è difficile controllarlo. Quindi queste semplificazioni servono appunto per arrivare a dei sistemi di controllo semplici, gestibili, implementabili. Qui stiamo parlando di cose che devono essere fatte, devono funzionare in ambiente industriale, e l'ambiente industriale, se si rompe una cosa, se non funziona, posso dire ok, rifaccio la simulazione. No, un fermo macchina per un'azienda che ha cicli produttivi intensivi è un dramma, perché significa perdere le commesse, perdere tanti soldi per il fermo macchina e così via. Quindi quando si implementano delle cose che devono funzionare in ambito industriale, devo pensare alla semplicità e alla robustezza e ovviamente anche alla precisione, quindi sono tutti i parametri di cui devo tenere conto. Voi avete capito perché parliamo di componente simmetrico, e se voi fate mente locale a quello che vi è stato detto quando avete modellizzato il motore asincrono, ai valori istantanei, perché il motore asincrono, il regime sinusoidale, ci stanno i fasori, sono quelli. Ai valori istantanei vi è stato detto: o scriviamo le tre equazioni di fase, il sistema matematico con le tre equazioni di fase, oppure mi definisco questo operatore matematico che mi permette di compattare un po' di più la soluzione. A livello analitico, da questa definizione, da queste due definizioni, poi derivano le regole, andando ovviamente a riscrivere le equazioni, praticamente partendo dalle tre grandezze di fase ricavo il vettore, quindi il componente simmetrico, con questa parte che è nulla. Se poi voglio fare viceversa, quindi ho il mio componente simmetrico, il mio vettore di spazio, dal vettore di spazio, dalla parte reale alla parte immaginaria, semplicemente invertendo questa equazione, arrivo a ricavo di nuovo le tre equazioni di fase. Ovviamente devo essere in grado di passare dall'una all'altra. Le grandezze fisiche sono queste: x1, x2, x3. X vettore, in realtà, vi ho detto, è un operatore che un po' si distacca da quello che è il funzionamento, cioè non è che vedrete circolare una corrente x, ok? Vedrete circolare tre correnti x1, x2, x3, va bene? Quindi è importante che voi trasformate il modello matematico, lo manipolate e poi però siete sempre in grado di ritornare alle tre grandezze che sono quelle fisiche reali. Non perdiamo mai il contatto alla realtà. Queste sono le grandezze che circolano il motore.
Questo è semplicemente un equivalente del modello matematico che io riesco a fare in maniera più semplificata. Però devo essere in grado di passare dalle grandezze di fase al vettore di spazio e dal vettore di spazio alle grandezze di fase. Ovviamente è inutile che vi ripeta quello che avete già fatto a macchine elettriche. Una cosa però che dobbiamo evidenziare è che se poi sono in grado di scrivere un modello matematico, ad esempio di un motore asincrono, ma anche di una rete in regime dinamico attraverso il vettore di spazio, questo vettore di spazio, il regime stazionario, abbiamo detto che è rappresentato dal fasore. E infatti, se io particolarizzo, vedete, le tre grandezze di fase come tre grandezze stazionarie, quindi ipotizzo che le tre grandezze siano a regime, vado a sostituire dentro la definizione del componente simmetrico e quello che viene fuori, se vado a fare parte reale e parte immaginaria, vedete, la parte reale del componente simmetrico è questa qui, che è proprio la parte reale del fasore, la parte immaginaria è questa qui, che è proprio la parte immaginaria del fasore. Cioè, che cosa significa? Che al regime stazionario il componente simmetrico diventa il fasore, ma è normale, perché voi sapete che attraverso il fasore riesco a rappresentare le grandezze sinusoidali che sono il regime stazionario. Il componente simmetrico è quello più generale, che vi permette di rappresentare le grandezze in qualsiasi condizione, regime transitorio e regime stazionario, ma il regime stazionario, poi il fasore va a coincidere, scusate, il componente simmetrico va a coincidere con il fasore. Va bene? Questa è una trattazione che vi lascio, avete già fatto macchine elettriche, però ve la rappresento di nuovo qui nelle slide in modo tale che possiate ricordarvi un po' quello che è stato fatto. Quindi ricapitoliamo un attimo quello che abbiamo visto fino adesso. Abbiamo semplicemente introdotto, stiamo cercando di introdurre quello che è il componente simmetrico, il vettore di spazio, che già viene utilizzato per altri modelli. Noi non ci dobbiamo controllare il motore asincrono o qualsiasi altro sistema dinamico. Il nostro obiettivo in realtà, da dove siamo partiti? Io devo controllare l'inverter. Devo controllare l'inverter in modo tale che l'inverter abbia una risposta dinamica quanto più veloce possibile, perché abbiamo visto che con la PWM sinusoidale non riesco ad andare oltre certe dinamiche. Allora, per controllare l'inverter con dinamiche spinte, utilizzo anche in questo caso l'operatore che è il componente simmetrico, il vettore di spazio, che ovviamente devo andare ad applicare al mio caso. A macchina elettrica avete applicato al modello del motore asincrono, qui lo applichiamo all'inverter a tensione impressa. Va bene, quindi partiamo dalla nostra definizione, che è quella di vettore, che è definito come il K, sapete che si può impostare con qualsiasi valore, impostarlo in 2/3 permette di avere delle semplificazioni, quindi vettore x uguale a 2/3 x1 più x2 e alla j 2/3 di greco più x3 e alla J 4/3 di greco. Allora, cosa succede se noi applichiamo questo operatore, quindi il vettore di spazio, al mio inverter? Ok, vediamo cosa significa, cosa implica parlare di vettore di spazio e applicarlo al mio inverter a tensione impressa. Quello che devo fare, devo ricavare il mio componente simmetrico della tensione. Parliamo di tensione, la corrente ne deriva in funzione del carico. Il mio obiettivo adesso è definire il componente simmetrico della tensione in uscita da un inverter a tensione impressa. Quindi questo V star, che per me rappresenta la tensione con cui vado ad alimentare un carico trifase. Va bene? Allora, per ricavare il componente simmetrico della tensione, che cosa devo fare? Devo applicare l'operatore, quindi sarà uguale a 2/3 per VAN più VBN e alla J 2/3 di greco più VCN e alla J 4/3 di greco. Ho applicato la definizione di componente simmetrico al mio inverter a tensione impressa. Poi ci sarebbe l'altra equazione, VAN più VBN più VCN diviso 3 uguale a 0, è inutile che la utilizzi perché so già che la somma istante per istante delle tre tensioni è uguale a 0. Va bene? Quindi per rappresentare questo sistema in realtà mi basta questa sola equazione, un'equazione, V
vettoriale, quindi sono due equazioni scalari, che mi caratterizza un sistema trifase, va bene? Quindi devo applicare questa equazione al mio inverter a tensione impressa, va bene? Sapete, da quello che abbiamo visto le altre volte, che in realtà i valori di tensione, in questo caso di tensioni di fase, che posso avere in uscita da un inverter, non sono qualsiasi, no? Sono ben definiti e dipendono da che cosa? Dallo stato dell'interruttore. Vi ricordate che per ogni combinazione ci siamo costruiti i valori di VAN, VBN, VCN? Lo ricordate? L'abbiamo fatto l'altra volta. E quindi significa che anche il componente simmetrico, il vettore di spazio della tensione in uscita da un inverter a tensione impressa, non potrà assumere qualsiasi valore. Assumerà dei valori ben definiti che dipenderanno dallo stato degli interruttori. Poiché questo è un vettore, io lo posso rappresentare nel piano di Gauss, parte reale e parte immaginaria, va bene? Quindi immaginiamo di rappresentare parte reale di V, parte immaginaria di V. Quindi devo andare a identificare quelli che sono i vettori che dipendono poi dallo stato di apertura e di chiusura degli interruttori. Va bene? Quindi significa che avrò 8 combinazioni, vi ricordate che avevo identificato 8 combinazioni, quindi significa che questo componente simmetrico non può assumere qualsiasi valore, ma può assumere solo 8 valori possibilmente distinti. Vi trovate? Perché questi, abbiamo detto, non possono essere qualsiasi, il loro valore dipende dallo stato di apertura e chiusura dell'interruttore. Quindi lì avevo identificato 8 combinazioni, perché sono 3 interruttori, ognuno dei quali può essere 0 o 1, le combinazioni possibili erano 8, vi ricordate? Quindi significa che se vado a scorrere tutte le combinazioni che avevo già fatto e per ognuna delle combinazioni mi vado a ricavare il vettore di spazio, è ovvio che avrò alla fine 8 vettori diversi. Non posso avere una cosa in più da un inverter a tensione impressa, perché l'inverter a tensione impressa ha solo 8 possibili combinazioni, più di quella non mi può dare, va bene? Allora che cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo, ripartendo dalle combinazioni che abbiamo visto l'altra volta e che ci hanno consentito di ricavare, vi ricordate, VAN, VBN, VCN come vettori di fase, le grandezze di fase di cui parlavamo, anziché rappresentare l'uscita attraverso le grandezze di fase, adesso le voglio rappresentare attraverso questo vettore. Perché? Ve lo spiego dopo. Va bene? Adesso pensiamo solo ad applicare questa definizione all'uscita di un inverter a tensione impressa, poi vedremo qual è il vantaggio nel rappresentare l'uscita dell'inverter a tensione impressa attraverso questo vettore. Allora, la prima combinazione, le dobbiamo rivedere tutte 8, cercando, insomma, non ci intrappoliamo nelle procedure, cioè, le avete, sono quelle che abbiamo visto l'altra volta e comunque qui sono riportate. La prima combinazione è 000, vi ricordate? 000 significa tutto aperto sopra. Tutto aperto sopra significa che le tre tensioni sono nulle. Se vado a calcolare il componente simmetrico della tensione, che cosa ne esce fuori? È 000, quindi significa che nel piano di Gauss sto qui, ok? Sto nell'origine. Questo è il componente simmetrico corrispondente a questa combinazione degli interruttori 000. Quindi 000 mi dà come vettore di spazio il vettore 0, il vettore nullo. Vettore, perché ovviamente sto parlando, sono nel piano di Gauss, quindi ho una parte reale e una parte immaginaria, va bene? Se vado a fare l'altra combinazione 100, ricordate 100, chiudo questo e apro gli altri due. Andando a vedere i vostri appunti, vedrete che avevamo già calcolato quali erano i valori di VAN, VBN, VCN, in particolare 2 terzi V con S, meno 1 terzo V con S, meno 1 terzo V con S. Se vado ad applicare questi alla definizione di componente simmetrico, quindi lo vado a mettere qui dentro,
ottengo una parte reale, una parte immaginaria del vettore, quindi sto applicando questo operatore e sto sostituendo Qn, Qbn, Qcn che ho nel caso di 1, 0, 0. Va bene? Quindi la combinazione 1, 0, 0. Se vado a fare i miei calcoli, ho una parte reale che è uguale a 2 terzi Q con S, Q con S è la tensione impressa, e una parte immaginaria uguale a 0. Ok? Quindi, se vado nel piano di Gauss, associo un vettore Q con 1 allo stato 1, 0, 0, mentre qui avevo il vettore V con 0, 0, 0, 0. Quindi vedete, ad ogni vettore di spazio che ricavo da questa equazione associo la combinazione degli interruttori che mi genera questo vettore. Cioè che cosa significa? Significa che se io vado ad applicare questa combinazione, questa modulazione sugli interruttori, quello che ne viene fuori è un vettore costante, perché se lo lascio a tempo indefinito sarà un vettore costante che avrà questa direzione, avrà solo una parte reale, non avrà parte immaginaria, avrà modulo 2 terzi VDC e sarà posizionato in questo modo nel piano di Gauss. Va bene? Andiamo avanti. Altra combinazione, 1, 0, 0. 1, 0, 0, andando a riscrivere le equazioni che abbiamo scritto l'altra volta e quindi ricavando QAN, QBN, QCN, un terzo, e meno due terzi, li vado a sostituire all'interno dell'equazione che mi definisce il componente simmetrico e vedete ricavo parte reale uguale a un mezzo Q con S, parte immaginaria uguale a radical 3 mezzi Q con S. Se mi vado a fare i calcoli, ce l'avete sulle slide, quindi avete ben definito sulle slide, per cui casomai seguite un po' più il ragionamento, poi la parte analitica è una cosa che si dice anche una procedura. Quindi parte reale un mezzo Q con S, parte immaginaria radical 3 mezzi. Quindi che cosa significa? Significa che è un vettore, il vettore che ha parte reale un mezzo e radical 3 mezzi, è un vettore che è sfasato di 60 gradi, quindi è un vettore che sta qui. Quindi questo V con 2 corrisponde a 1, 1, 0 ed è sfasato di pi greco terzi. Va bene? Quindi 0, 0, 0 ho l'origine. 1, 0, 0 questo vettore V con 1, coincidente con la parte reale. 1, 1, 0, tac, vedete, ho sfasato il vettore di spazio e l'ho portato a 60 gradi rispetto all'origine. Avrà la sua parte reale e la sua parte immaginaria. Andando avanti, l'altra combinazione 0, 1, 0. 0, 1, 0, questi sono Qn, Qbn, Qcn, le avevamo già ricavate. Vado a ricavare il vettore di spazio, ottengo un mezzo meno radical 3 mezzi, ok? Quindi significa che il valore del componente simmetrico è 2 terzi Q con S per la J 2 terzi pi greco, significa che sto qua. L'altra combinazione 0, 1, 1, questi sono i valori delle tre grandezze di fase, vi vado a ricavare il componente simmetrico è parte reale negativa, parte immaginaria nulla, quindi questo è V con 4 che è 0, 1, 1. Vado avanti, 0, 0, 1, ricavo i tre valori delle grandezze di fase, il vettore che ottengo è questo qui, 1, 5, 0, 0, 1. 1, 0, 1 vado a ricavare di nuovo le grandezze e si trova 5 terzi pi greco, quindi sto qui, 1, 6, 1, 0, 1. L'ultima combinazione è 1, 1, 1, vi ricordate, 1, 1, 1 ritorno all'origine, cioè è un vettore che in realtà
scusate, le tre componenti sono tutte e tre nulle, perché o chiudo tutti e tre quelli di sopra o tutti e tre quelli di sotto, alla fine ottengo sempre il vettore nullo. Quindi significa che ritorno qui, ho l'origine che può essere rappresentata con il vettore 0, 0, 0 oppure con il vettore 1, 1, 1. Va bene? E difatti ci troviamo con quello che avevamo visto prima. Allora, questo è quello che ne viene fuori, è quello che ho rappresentato io qui e quello che ne viene fuori. Vedete, se lo vedo in termini di vettori nel piano di Gauss oppure di combinazioni degli interruttori, va bene? Questo è in funzione delle combinazioni degli interruttori, significa 1, 0, 0 origino questo vettore, 1, 1, 0 origino questo vettore e così via. Cioè, al momento non ho fatto nulla, ho semplicemente utilizzato la definizione di componente simmetrico, l'ho applicata all'inverter e ho detto l'inverter in realtà è in grado di generarmi solo 8 possibili combinazioni diverse. Quindi significa che applicando quelle 8 combinazioni alla definizione di componente simmetrico ottengo 8 vettori diversi. E gli 8 vettori sono questi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 più, vedete, l'origine è rappresentata da due combinazioni. Due combinazioni coincidono con il vettore nullo, ok? E quindi ho rappresentato sul piano di Gauss quello che è i possibili stati di uscita di un inverter in termini di tensione. Quindi al momento non ho fatto nulla di particolare, ho applicato la definizione di componente simmetrico a un vettore, va bene? E sono arrivato a questo, quindi alla rappresentazione di tutti i vettori che è possibile ottenere in uscita da un inverter. Io questi riesco a ottenere fisicamente. In uscita da un inverter posso ottenere solo questi vettori, non posso ottenere altro, perché non è che ho altre combinazioni che posso utilizzare in un inverter a tensione inversa. Ok? Ci siamo? Ho fatto solo un'applicazione matematica e ho rappresentato nel piano di Gauss i vettori. Parliamo di vettori in regime dinamico, questi non sono fasori, cioè in realtà questi mi rappresentano l'inverter in regime dinamico, in regime transitorio, perché sono partito da questa, va bene? E l'ampiezza, che è VDC, vedete, è 2 terzi Q con S, è un'ampiezza che rimane costante nel momento in cui è costante la tensione in ingresso dell'inverter, che abbiamo detto deve essere costante. Quindi la tensione Q con S è costante, quindi l'ampiezza di questi vettori rimane costante, però posso cambiare la loro posizione andando ad accendere e spegnere gli interruttori. Questo sto facendo. Ok? È chiaro? Quindi se io andassi a rappresentare nel piano di Gauss il componente simmetrico, andassi a studiare tutte le combinazioni, vedrei questi 6 più 2 interruttori. A questo punto però che ci faccio? Immaginiamo ad esempio il caso più semplice, il caso in cui debba generare un vettore, un fasore, ok, che ruota, che ha una certa ampiezza e che ruota nel tempo. Quindi il caso più semplice, devo andare a alimentare un carico in regime stazionario, quindi ottenere quello che ottengo con una PQM sinusoidale. Oppure il caso in cui in un istante ho questo vettore Q-star, dopo un altro istante io voglio, anziché alimentare con un vettore che gira, a un certo punto io voglio, ottengo questo vettore, voglio alimentare un vettore che sta da un'altra parte. Quindi voglio avere la possibilità di controllare il carico, di alimentare il carico, sia con una tensione sinusoidale, ma anche con una tensione non sinusoidale, che cambia nel tempo, cambia come voglio io. Quindi un istante il vettore deve stare qua, un altro istante può stare qua, un altro istante può stare qua, quindi devo avere la libertà, proprio per giocare sulla dinamica del carico, di applicare sul carico qualsiasi valore di tensione, che è quello che poi mi serve quando devo fare i controlli dinamici degli azionamenti in ambito industriale. Come faccio? Ad esempio, se devo andare in un istante di tempo, in un determinato istante di tempo, devo andare a rappresentare, voglio andare a alimentare il carico con questo vettore, come faccio? Io in realtà non è che ho molte alternative. Ho abbandonato la PQM sinusoidale, quella non la posso usare. Ma la PQM sinusoidale, vi ricordate, giocava su un giro completo. Io qui voglio avere la possibilità di alimentare istante per istante
il carico con un vettore che decido io, di cui decido dell'ampiezza e della posizione. Se ad esempio in questo istante ho necessità di applicare sul carico questa tensione, come posso fare? Secondo voi? Io in uscita posso avere solo questo e l'origine. Partiamo dal caso più semplice. Immaginiamo di voler alimentare il carico con questa tensione. Per me V star è questa qui. Come fareste voi per applicare sul carico questa tensione? Ovviamente è una tensione che vedete ha come direzione quella di V con 1, ma ha un'ampiezza più piccola. Che potrei fare secondo voi per ottenere sul carico quella tensione? Noi dobbiamo partire sempre da un presupposto. Io non posso avere sul carico il valore istantaneo di tensione che voglio. Non lo potevo avere per il chopper, non lo potevo avere per l'inverter modulato con la PQM, non lo posso avere in questo caso, ma posso giocare sui valori medi, ricordate? Allora, se vado ad esempio, mi fisso un intervallo di tempo, per il mio intervallo di modulazione, T con M, va bene? Se in questo intervallo di modulazione, può essere 10 microsecondi, 50 microsecondi, 100 microsecondi, in questo intervallo di modulazione io accendo il primo e apro gli altri due, che cosa ottengo? Ottengo V con 1, cioè all'interno di T con M in realtà ho alimentato il carico con V con 1. Se anziché con V con 1 io voglio un V star che è il 50% di V con 1 in ampiezza, secondo voi che posso fare? Divido questo in due. Per metà T con M io ci metto 1, 0, 0 e per l'altra metà 0, 0, 0 e faccio, devo fare una media, no? E quindi faccio in modo che per metà intervallo 1, 0, 0 per l'altra metà ad esempio 0, 0, 0. Ok? In questo modo, replicando nel tempo questa modulazione, alla fine ottengo una media che è proprio pari a V star, quella che voglio io, e di fatto questo risponde all'esigenza di avere una tensione media sul carico che è pari proprio a V star, ma il fatto che non la posso avere istantaneamente, però la posso avere come media temporale, quindi mi fisso questo, che per me può essere piccolo, può essere 100 microsecondi, 10 microsecondi, quello che sia, divido questo intervallo in due parti, perché per me questo deve essere la metà, e quindi alimento 1, 0, 0, 0, 0, 0. Se replico questo nel tempo, di fatto sto alimentando il motore con V star che pare alla metà di V con 1. Se anziché la metà è il 20%, faccio la stessa cosa. Alimento per il 20% 1, 0, 0 e l'80% con 0, 0, 0. Ok, quindi capite bene che se voglio andare a modulare questo vettore, devo fare una modulazione vettoriale. Modulazione vettoriale. Dovete solo fare attenzione che nel caso che abbiamo esaminato fino ad ora facevo modulazioni scalari, no? Le pulse width modulation erano modulazioni scalari. Qui faccio una modulazione vettoriale, lo faccio su vettori, non lo faccio su scalari. Quindi bisogna fare attenzione al fatto che ha a che fare con vettori. E se a questo punto, anziché questo è V-star, il mio V-star è questo qua, che devo fare? Cosa posso fare? Anche qui devo utilizzare la modulazione vettoriale, non posso usare quella scalare. Questo vettore come lo ottengo? Se io prendo questo, no, come mio settore di riferimento, questo vettore V-star sta in mezzo a V con 1 e V con 2, va bene? Basta che vado a fare le proiezioni sui due assi, V con 1 e V con 2, e ricavo le componenti vettoriali di questo vettore, V star. Cioè io per ottenere questo vettore, attenzione, vettore non scalare, per ottenere questo vettore significa che devo prima applicare questo, poi applicare questo, e poi se mi rimane del tempo lo zero.
Cioè la somma, questo vettore è tenuto come somma vettoriale di questo e di questo, ok? La somma dei due vettori, la somma di questo e di questo mi dà questo. Quindi non devo far altro che modulare su questi due vettori per avere questo come vettore equivalente, come media alla fine del mio intervallo, del mio T con M. È chiaro? Quindi sto cercando di fare una modulazione non più scalare, perché non sto usando degli scalari, sto usando dei vettori. Quando modulo dei vettori, la somma dei vettori la devo fare come somma vettoriale nel piano di Gauss. Quindi significa che se questo è il valore di V star e questo V star è compreso fra V con 1 e V con 2, devo identificare questa proiezione, quest'altra proiezione e quindi andare a modulare fra questi due vettori. Ora vediamo in termini analitici, però che cosa andrò a fare alla fine? Una volta ricavato questo, mi andrò a ricavare la quota di tempo, la percentuale di tempo durante la quale dovrò alimentare con V con 1. Ok? Quindi significa che andrò a identificare un intervallo di tempo in cui andrò a imporre V con 1 come vettore, quindi andrò ad applicare 1, 0, 0. Un altro intervallo di tempo in cui vado ad applicare V con 2, e quindi ad esempio sarà questo l'altro intervallo di tempo in cui applico V con 2, che sarà 1, 1, 0, e nella parte rimanente del tempo andrò ad applicare lo 0, quindi 0, 0, 0. Quindi vado a fare una modulazione per ottenere temporalmente la media dei vettori che mi servono per ottenere V star. Ma lo devo fare attraverso la modulazione dei vettori che sono la proiezione del mio riferimento sui due vettori V1 e V2. Questo qui. Ho questo vettore V star, adesso lo rivediamo, ho questo vettore V star, voglio in un certo intervallo di tempo applicare questo V star. Va bene? Io in realtà non posso ottenere V star come valore istantaneo, questo lo sappiamo. Come valore istantaneo posso ottenere V con 1 e posso ottenere V con 2. Va bene? Andando a applicare 1, 0, 0 e 1, 1, 0. Ho invece questo, io ho bisogno di applicare sul carico questo V-star, che può essere qualsiasi, può avere questa direzione, quest'angolo, dopo un certo intervallo può avere un'altra direzione, un altro angolo, non importa. Io mi fisso istante per istante, qual è il valore di tensione che voglio applicare al carico? Questo V-star, in questo istante V-star, lo devo implementare in questo intervallo di tempo, che sia 50 microsecondi, 100 microsecondi, un piccolo intervallo di tempo, che chiamo intervallo di modulazione, devo poter implementare questo V-star, va bene? Allora che cosa faccio? Ricavo le proiezioni di V-star su V1 e V2, e ricavo V1 star e V2 star, sono le proiezioni vettoriali. Io questo vettore, questo ho nel dominio di Gauss, lo ripeto per l'ennesima volta, non posso fare una somma scalare, sto in un piano di Gauss, un piano vettoriale, quindi significa che devo fare, per ottenere questo, devo fare una somma di vettori. Identifico quali sono i vettori che devo sommare per ottenere V star, faccio banalmente la proiezione. V1 star è la proiezione, vedete, di V star su V1, e V2 star è la proiezione di V2 star su V1. E se volete mi dà la quota parte di quanto devo modulare su V1 e di quanto devo modulare su V2 per ottenere V star, ok? Se mi vado a ricavare con la trigonometria queste proiezioni, applico il teorema dei semi. Ricordate il teorema dei semi? Ora sera vi ripetete l'Ave Maria, il teorema dei semi, no? Comunque, il teorema dei semi mi dice che quando ho un triangolo, praticamente è uguale il rapporto fra il cateto e il seno dell'angolo opposto, quindi questo cateto diviso il seno dell'angolo opposto è uguale a questo cateto diviso il seno dell'angolo opposto è uguale a questo cateto diviso il seno dell'angolo opposto. È semplicemente un teorema che mi permette di legare fra loro gli angoli e i cateti. Se io applico il teorema dei segni, vedete, V star è la grandezza che devo imporre, una grandezza nota, quindi la conosco perché sono io che dall'esterno dico voglio questo come riferimento di tensione sul carico. Va bene? Quindi lo conosco.
la conosco in sfasamento, quest'alfa lo conosco, e lo conosco in ampiezza, quindi lo star è il mio riferimento. Io devo fare in modo di avere all'interno di un intervallo, che definisco io la durata, di cui definisco la durata, devo fare in modo che al termine di quell'intervallo voglia avere come valore medio proprio Q-star. Quindi lo conosco questo valore. Ricavo le due proiezioni applicando il teorema dei segni, quindi ripeto, Q-star diviso il seno dell'angolo opposto uguale a questo cateto, che è proprio uguale a V con 2 star, diviso il seno di alfa, uguale a questo cateto diviso il seno dell'angolo opposto. Mi ricavo, vedete, V1 star, in funzione del modulo di V star, che è il rapporto fra i seni degli angoli, V2 star, che è uguale all'ampiezza sempre di V star, rapporto di sen alfa diviso sen alfa del seno di 2π greco. Quindi ricavo le relazioni che mi legano questo cateto e questo cateto con l'ampiezza di questo cateto e la sua, il suo angolo, il suo sfasamento. Ho applicato semplicemente una regola trigonometrica che mi consente però di ricavare V1 star e V2 star partendo dall'angolo alfa e dal modulo di V star, che sono grandezze note. Quindi, nota questa grandezza, io mi ricavo le proiezioni. Sto ricavando semplicemente le proiezioni V1 star e V2 star, che sono le proiezioni su V1 e V2. Note le proiezioni su V1 e su V2, applico lo stesso criterio che stavo applicando qui. Qui che facevo? Parzializzavo la tensione V1, la modulavo attraverso lo zero per avere poi il valore V star, che in quel caso veniva applicato solo su V1. In questo caso invece ho due vettori. Quindi mi ricavo, vedete, l'intervallo T con 1, l'intervallo T con 1 lo ricavo come rapporto fra V1, l'ampiezza di V1, che è 2 terzi di V con S, diviso l'ampiezza di V1 star. È quel duty cycle che avevo applicato qui, no? Che prima era banale perché era solo un vettore, quindi era 50%, quindi era 0,5. In quest'altro caso invece ho due vettori a cui fare riferimento. Quindi mi ricavo un primo intervallo che è pari all'ampiezza di V1 star, questa proiezione, diviso tutto questo. Mi ricavo la prima percentuale, 10%, 20% rispetto al tempo, per T con S. Vedete, quindi è 10% di T con S, è quell'intervallo T con 1. L'altro T con 2 è V2 star, questo qui, diviso tutta l'ampiezza. Quindi sto ricavando due duty cycle, uno su un vettore e uno sull'altro vettore, che è uguale a V con 2 star diviso tutta l'ampiezza di V con 2 per T con S. Quindi alla fine che cosa faccio? Mi fisso il mio intervallo di modulazione, lo stesso che avevo fissato qui, ma a differenza di prima che avevo solo il vettore V con 1 e 0, qui ho tre vettori su cui fare la modulazione. Il primo T con 1, che è quello lì, durante T con 1 devo alimentare con 1,0,0, quindi devo alimentare con questo qui. Secondo intervallo, T con 2, che ricavo da quell'equazione, devo andare a alimentare con 1,1,0, con quest'altro vettore, quindi passo da questo a questo. La parte rimanente è ovvio che vado ad alimentare con lo 0, perché è quello che poi mi riporta l'ampiezza a dei valori più bassi, e quindi vado ad alimentare con 0,0,0, oppure 1,1,1. Quindi vedete che cosa ho fatto? Attraverso la trigonometria ho ricavato le proiezioni e sto modulando il vettore V con 1, V con 2 e 0 in modo tale che al termine di tutto l'intervallo, quindi io il V star non ce l'ho qua, tanto meno qua, tanto meno qua, ce l'ho al termine del mio T con S, che è il mio tempo di modulazione. Al termine di T con S ho come valore medio della tensione il valore di riferimento. Istantaneamente, io qua ho V con 1, quindi se vado a misurare con un oscilloscopio, io vedrò che per un sottointervallo ho V con 1, quindi 1,0,0, quindi questo vettore, a cui corrispondono, vi ricordate, le tre tensioni di fase, quindi vado a misurare tensioni di fase, ho 2 terzi V con S sulla prima fase, poi ho 0,0 sugli altri, meno un terzo, meno un terzo sugli altri. Quindi se vado a misurare istantaneamente, io misuro V con 1 qui, dopo, a un certo punto, V con 1 commuta e misuro V con 2, quindi sto applicando V con 2, e dopo commuto sullo 0, ottengo l'origine. La media di questo fa sì che io ottenga come media temporale il valore di V star. E poi replico di nuovo. Al prossimo T con S vado a vedere qual è il riferimento di tensione che voglio,
è questo spostato di un po' o un altro che sta da un'altra parte? Non importa, vedete, io posso applicare qualsiasi vettore di tensione, qualsiasi valore di tensione sul carico, che istante per istante può cambiare da un momento all'altro. L'unico intervallo di discretizzazione, quindi al di sotto del quale non posso andare, è questo. Ma per me questo, a differenza della PQM sinusoidale, che erano ad esempio 20 millisecondi, questo può essere 100 microsecondi, 50 microsecondi, il limite è solo la commutazione dell'interruttore. Quindi io posso fare in modo, vedete, che la dinamica sia molto spinta con questo con questa tecnica di modulazione. Considerate una cosa, io qui ho, faccio 1-0-0, 1-1-0 e poi lo 0 lo posso ottenere con due combinazioni. Con quale combinazione lo otterrò lo 0? Con quale combinazione mi conviene implementare lo 0 al termine di questa modulazione, secondo voi? Perché 1-1-1 e non 0-0-0? Minimizzare il rumore di commutazione. Quindi vedete che questa tecnica vi permette anche di controllare e cercare di ottimizzare il numero di commutazioni, cosa che la PQM sinusoidale, quella è quella che dovete dire. Con questa tecnica in realtà voi potete andare a scegliere poi qual è il valore di zero da applicare minimizzando il numero di commutazioni. Quindi se qua avete 1-1-0 come penultimo vettore che state imponendo, lo 0, il vostro sistema di controllo andrà a scegliere se implementare lo 0 andando a aprire tutti quelli di sopra o andare a chiudere tutti quelli di sopra. Lo fate in base al numero minimo di commutazioni che riuscite a ottenere. Già questo, guardate che tanto, cioè risparmiare una commutazione ogni intervallo non è poco, state risparmiando parecchio in termini energetici e quindi state anche ottenendo un migliore efficientamento energetico della modulazione. Quindi in generale, vedete, mi vado a ricavare, anziché avere un unico duty cycle, ricordate noi avevamo definito per il chopper il duty cycle alfa, qui non avete un unico alfa, cioè avete tre alfa, che sono l'alfa 1 che è il duty cycle relativo alla prima commutazione, relativo al primo vettore, un alfa 2 che è relativo al secondo vettore e l'alfa 0 che è relativo allo 0. Se cambio di settore è la stessa cosa, se anziché questo io devo implementare questo, a un certo punto per me più star diventa questo qui, non cambia nulla, l'unica differenza è che i vettori a cui devo fare riferimento non sono più V1 e V2 ma saranno V4 e V5, ma non cambia nulla. Quindi mi andrò a fare le proiezioni su questo e su questo, mi ricaverò V4 star e V5 star e riplicherò la modulazione così com'è. Quindi significa che una volta imposto il V-star identifico innanzitutto in quale settore sto e poi vado a fare la modulazione fra i due vettori che contengono il vettore di riferimento utilizzando sempre la stessa regola. Va bene? Guardate, se io vado qui vi ho riportato alcuni casi di come vale alfa 1, alfa 2, alfa 0 in funzione della posizione e dell'ampiezza del vettore. Qui ho il caso in cui, ad esempio, V-star ha una certa ampiezza ed è spostato più verso V2. Vedete che alfa 2 è preponderante rispetto ad alfa 1, perché sto più vicino a qui, significa che la proiezione su V2 è maggiore rispetto a quella di V1. Se mi avvicino sempre di più, vedete, diminuisce quella di alfa 1 e aumenta quella di alfa 2. In teoria, quando arrivo a coincidere proprio con alfa 2, quella alfa 1 è uguale a 0. Oppure, se diminuisco l'ampiezza, vedete che succede? Vado a fare i calcoli, vado a fare le proiezioni. Guardate che succede. Diventa più preponderante l'alfa 0 perché sto modulando su un vettore più piccolo, il V-star è più piccolo, quindi significa che la parte di alfa 0 deve essere più importante. Come quando il duty cycle di un chopper ho bisogno del 10%, significa che per il 10% una parte piccola ci do la tensione, per tutto il resto do 0. E qui è la stessa cosa, l'unico sforzo che bisogna fare per trasporre quella che è la modulazione scalare a quella vettoriale è pensare alla somma di vettori, non alla media fra scalari, ma alla somma di vettori, è la cosa equivalente.
E qui ad esempio il caso in cui bustare coincide con buco 1, vedete alfa 2 si annulla completamente e quindi ottengo la modulazione tra alfa 1 e alfa 0. Quindi significa che il mio sistema di controllo, che è quello, ripeto, questa tecnica è la modulazione, si chiama tecnica modulazione vettoriale, oppure in inglese la trovate su tutti i cataloghi degli inverter, quando comprate un inverter vedete un manuale di un inverter, vedete inverter a modulazione vettoriale oppure space vector modulation, che è la terminologia inglese, space vector modulation, è la terminologia inglese per dire modulazione vettoriale, o meglio del vettore di spazio, space vector modulation, proprio perché si basa sul vettore di spazio, sulla definizione del vettore di spazio. In termini di prestazioni capite bene che sono limitato solo dalla lunghezza di questo intervallo, dall'ampiezza di questo intervallo di tempo. E qual è il valore più piccolo, secondo voi, che posso avere? A cosa è legato il valore più piccolo? Quindi la discretizzazione che posso avere, la dinamica, diciamo, da che cosa è limitata verso il basso? Quindi significa che io posso spostare un vettore da una posizione a un'altra, ma non al di sotto di questo intervallo. Questo intervallo da cosa è definito? Secondo voi da cosa è definito questo intervallo? Da cosa dipende? Guardate qui, io qua, se guardo il primo ramo, tac, mi commuto una volta, guardiamo quella più generica. Guardate il primo ramo, guardate solo il primo ramo, che è il primo numero che sta qui, va bene? Allora, il primo ramo qui è acceso e qua è acceso, quindi significa che il primo ramo non commuta, va bene? Secondo ramo, spento, acceso, quindi significa che quante volte ha commutato? Una volta. Terzo ramo, spento, acceso, commuto una volta, significa che dei tre interruttori all'interno dell'intervallo di riferimento, un interruttore al massimo commuta una volta, o non commuta, come questo, come il primo, oppure commuta una volta. Quindi significa che questo qui è limitato dalla massima frequenza di commutazione, perché se la massima frequenza di commutazione è 100 kHz, significa che questo intervallo può essere 10 microsecondi. Quindi 10 microsecondi significa che se io questo lo faccio in 10 microsecondi, c'è una commutazione per ognuno degli intervalli, significa che sto commutando a 100 kHz, va bene? Non posso andare a 5 microsecondi, perché significa che farò commutare il dispositivo a 200 kHz. Quindi vedete, l'ampiezza di questo intervallo dipende dalla frequenza di commutazione massima. La frequenza di commutazione massima per il dispositivo, l'inverso, o il tempo di modulazione minimo che posso utilizzare, che è importante conoscerlo perché è proprio quello che mi definisce la dinamica. Cioè, se ho bisogno di un azionamento molto performante, io saprò che utilizzando quel dispositivo posso andare a una discretizzazione di 20-30 microsecondi, va bene, che comunque è buona come dinamica rispetto ai 20 millisecondi che avrei con la PQM sinusoidale. Stiamo parlando di ordini di grandezza diversi, quindi per la PQM sinusoidale devo aspettare 20 millisecondi per un azionamento industriale, un servo azionamento di un'infinità, non è sufficiente per avere le dinamiche di cui ho bisogno. Per quello poi si utilizza sempre questa tecnica di modulazione, che è quella vettoriale, che vi permette di cambiare la dinamica del riferimento di tensione in intervalli molto più piccoli rispetto alla PQM sinusoidale.